nessun problema, c'è scritto Riccardo, quindi internazionale di Bassano. E allora rossa, fiammante, con pilota e navigatore che sorridono, evidentemente loro sono estremamente soddisfatti della performance raggiunta nella gara di casa. Un podio è sempre un podio, se poi davanti ci mettiamo due campioni del calibro di quelli che li hanno preceduti, direi che non può che sorridere Michele Piccolotto da questa parte, Perin dall'altra. Sono i terzi assoluti, Piccolotto, Perin, Michele. Allora, una bella macchina, una macchina da assoluto, ma certamente la limitazione nella testa di sapere che bisognava fare forse qualcosa di più per tenere il passo di quegli altri due scatenati. Oggi Mauro, soprattutto Mauro, è stato il nostro quarto posto e purtroppo Massimo si è ritirato. Terzo acquisito comunque sul campo, è un errore di Massimo, ci sta, quando si corre a questi livelli può capitare tutto, un chilometro addirittura dopo lo start della penultima prova, segno che anche Gasparotto non è immune da errori come abbiamo visto. Che cosa ti è mancato forse realmente per poter ambire a qualcosa di più, forse a un gap inferiore di più che avete raggiunto alla fine? Vediamo che ogni giro da 40 km si pagano le armi, certamente è difficile recuperare. Perciò va bene così, siamo divertiti, facciamo girare in favore dei nostri amici fotografi, che giustamente sono un po' lamentosi ma hanno ragione, devono fare anche loro il loro lavoro. E intanto ti chiedo l'ultima cosa, programmi per il futuro più immediato? Forse la settimana prossima vado a Tano, sulla terra, finisca te la tua pazzia. E allora signori, se siete d'accordo con noi, terzi assoluti, Piccolotto Perin, l'applauso e scrosci. E le foto pure, qui ci sono tante belle coppe, c'è lo spumante, ma lo facciamo dopo. Intanto chiediamo ovviamente a Michele di portare ai piedi del palco la macchina, terza classificata. Una delle splendide regine del podio già si va a posizionare, sarà Piccolotto Perin terzi e ora attendiamo i secondi classificati. Piano piano, lentamente, senza fretta, ormai non c'è più bisogno di fare. Secondi assoluti, eccoli qua. Mamma mia, Mauro Spagola, che roba. Dicono le ragazze, secondi è una bella posizione, cosa rispondiamo? Aspetta che ci mettiamo però in favore di fotografo. Che hanno ragione. Allora, una foratura. Galeotta all'ultima prova. Diciamo così. Sai, quando eravamo sul monitor non vedevamo più uscire il tempo della tua macchina e cominciamo a contare i minuti, 1, 2, 3, I rally sono questi sport qua, purtroppo le gare si vincono sempre sopra, comunque noi abbiamo i rally, l'abbiamo visto come un momento di stamattina, abbiamo camminato tutto il giorno, dopo c'è una foratura che si chiama sfortuna e quella sfortuna non... La parola di alcune lettere in meno comunque nel nostro gergo, la sfortuna, ma non la diciamo stasera. Senti, c'è sempre da lottare, come è andata l'anno scorso, è andata anche quest'anno, ma che cosa prometti a quello che ti ha battuto anche questa volta? Meglio prometto. Ci siamo il prossimo anno, ma sempre siamo per lottare per la vittoria. Vita dura sempre, finché sono vivo, sempre vita dura con me. Allora, davanti lì per le foto finali, Spagola, Bardini, secondi assoluti! Il buon Pacca dice portiamo già giù direttamente la macchina, ha ragione, così poi la premiazione la facciamo con tutti voi lì da basso.
teniamo in stand by intanto le nostre ragazze con le coppe in mano, ma poi lavorerete per un po', non vi preoccupate. Signori, reginetti, baronetti, non so come chiamarvi, attendiamo solo voi. Qualcuno grida mostro. Beh, buonasera Walter. Allora come andiamo? Questa pitropa? No, quest'anno facciamo 46 a 50, penso che non è molto bene. Pensi di pensare alla pensione? No, che ci vai? Ci ho già pensato, ma purtroppo mi trattengono, allora insistono. Se i numeri sono questi, rimani qui che ci fa unicamente piacere. Allora, signore e signori che siete qui ad attendere l'epilogo, l'atto finale del Rally di Bassano edizione numero 27, cominciate a far sentire il suono del clap clap. È quello che a ogni pilota che sale in questa pedana per portarsi a casa la coppa del migliore suona come il più grande ringraziamento nelle orecchie. Un'altra cosa che ancora non suona però è questa macchina che fatica a voler salire in pedana, fa soffrire sia il suo equipaggio che tutti noi. Arrivano due tavole, in questo caso assolutamente provvidenziali, ma tant'è che l'immenso sorriso che esce dal volto del pilota ci dice che la sua battaglia termina proprio qui con la vittoria, la decima di Alessandro Battaglin nel suo Rally di Bassano. E ovviamente non dimentichiamo che si divide in due una vittoria dall'altra parte il suo mitico co-driver Gianni Marchi. Vedere se viene in tre anche con il caso anche con i proprietari della macchina. Se sono qui poi magari vi inviterei a fare un tempo di completo, però giriamoci anche in casa tua. Fotografi, allora Alessandro, nessuna vittoria è facile, forse questa è una delle più difficili di tutta la carriera. Ma è stata una vittoria sofferta, Paolo completo. Allora, bottiglie, coppe, di tutto.